Ma ciao a tutti! Dicono che quelli piccoli sono deboli, ma ehi, venite a dirlo agli animali che andremo a vedere oggi. Anzi no, non vi avvicinate nemmeno per sbaglio a loro. Potrebbero seriamente causarvi guai, grossi guai, perché a volte essere piccoli è un pregio. Non venite rilevati dal nemico che magari, confuso, non saprà nemmeno dove attaccare. No, aspetta, sembra una top sulla box. Torniamo al fulcro del discorso. Se oggi volete capire quali sono gli animali più piccoli di voi che potrebbero farvi venire voglia di scappare via da questo mondo, ricordatevi prima assolutamente di passare dal canale Telegram di sconti ufficiale. Per non dover sempre prendere sulla macchina, spendere benzina e quindi andare in un negozio a pagare tre volte di più un prodotto che potreste benissimo trovare online, a prezzo stracciato, specialmente su Amazon. E se siete seduti o sdraiati è una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo. E alla numero 1 abbiamo la rana dorata. No, non una rana che vale oro, ma che vi potrebbe costare molte visite mediche. È un piccolo anfibio diffuso nelle foreste pluviali delle Ande occidentali colombiane, quindi più o meno in Italia non dovremmo trovarlo, a meno che non facciano un salto così alto da raggiungerci e sarebbe la cosa peggiore. Di solito la sua pelle ha un colore molto vivace e giallo, ma questa pelle è ricoperta di veleno. Se lo toccaste per sbaglio potreste essere paralizzati, quindi ve lo sconsiglio. Quindi, ehi, se trovate una rana che ha lo stesso colore dei Simpson, scappate e chiamate la polizia, che servirà però a ben poco. Ma va bene, il foglietto illustrativo del veleno di questa rana: abbiamo difficoltà respiratoria e insufficienza cardiaca. È considerato il più tossico tra gli animali in circolazione. Alla numero 2 abbiamo lo scorpione rosso indiano. Lo scorpione rosso indiano ha un nome molto cattivello, ma non è così mortale. No, scherzo, ovvio che lo è. Sarà anche lungo dai 60 ai 90 mm, ma è un duro. Vive, come dice il nome, in India, ma anche in Nepal e Pakistan, e quindi, come avrete capito, non sono soltanto desertici gli scorpioni. Comunque questo in particolare è considerato tra i più pericolosi al mondo e il motivo c'è. Il suo veleno può portare a seri problemi cardiaci, come ipertensione, quindi un vero e proprio arresto cardiaco. Molti sono i decessi che vengono contati ogni anno. Nella maggior parte dei casi addirittura è dentro le abitazioni delle persone. Infatti esce la notte a cacciare e non si sa come finisce dentro l'armadio di qualcuno o in altre fessure, sempre nelle abitazioni umane. Quindi se andate in zone rurali indiane vicino a delle foreste, state molto attenti prima di dormire, si sa mai. E adesso abbiamo il topo cervo. Non è un nemico dei Power Rangers. È meglio ancora conosciuto come Peromyscus maniculatus. No, forse è meglio topo cervo. Stavo quasi per mordermi la lingua prima. È un roditore originario del Nord America, da non confondere con il cervo topo, avvistato di recente per la prima volta in Vietnam, dopo ben 30 anni di invisibilità totale. Ma di quell'animale parleremo in un'altra top. Non è piccolo, infatti. Al contrario, il topo cervo è minuscolo. Ed è carino e coccoloso, e vi chiederete quindi, non dovevi per caso parlare di assassini minuscoli? Beh, nonostante sia lungo 10 cm massimo e molti li usino nei laboratori per gli esperimenti, c'è un 30% di questa specie che porta un virus rarissimo e pericolosissimo per l'essere umano, l'antavirus, in grado di paralizzare gli organi della persona infetta, che poi avrà vomito, giramenti di testa e tante altre brutte cose che è meglio non dire. Alla magica posizione numero 4 abbiamo il polpo dagli anelli blu. Guardando online pensavo fosse un bestione divino di quelli veramente pericolosi. Invece non lo era, però è pericoloso ed è meglio stare attenti. Le misure variano dai 5 ai 10 cm con un peso massimo di 100 grammi. Vive specialmente nella barriera corallina australiana. Grazie a delle cellule particolari questo animale può mimetizzarsi con l'ambiente circostante, ma non fatevi ingannare come me da questo bellissimo coso. Io adoro i polpi, specialmente nell'insalata. Cioè, nel senso, decorarli con un po' di insalata. Ok, vabbè. Il suo morso è altamente velenoso e potenzialmente mortale anche per l'uomo. Ma non attaccherebbe mai nessuno, a parte le sue piccole prede per pranzo e cena. Infatti è un timidone che si tiene lontano dai guai. Ma nel caso qualcuno voglia bullizzarlo, la tetradotossina nella sua saliva è in grado di paralizzare i muscoli e far perdere la vista. È 100 volte più forte del cianuro. E adesso siamo alle meduse Irukandji. Questa medusa è davvero piccola, anzi minuscola, dai 9 ai 14 mm, ed è quasi impossibile da rilevare. Di solito vive nelle acque australiane, ed è così famosa da aver ricevuto il nome di una sindrome, tutta per lei, cioè la sindrome di Irukandji, questo per via del suo veleno.
Un uomo di nome Jack Burns fu così folle da provare a farsi pungere per capire quanto potesse essere letale. Una possibilità di salvezza c'è comunque, perché se curata come si deve questa sindrome non porta alla morte e di solito si sentono gli effetti sempre dopo un'ora, massimo due. Tra i sintomi abbiamo una lunga e bruttissima lista. Emicrania, nausea, insonnia, sudorazione accentuata, vomito, tachicardia, ipertensione arteriosa. Tutto ciò può durare per un'intera giornata. E adesso un altro bellissimo scorpione, lo scorpione giallo. Lo scorpione giallo è considerato probabilmente a ragione il più velenoso degli scorpioni esistenti. Anzi, alcuni dicono cose un po' esagerate, ma vediamo di capire meglio. È lungo dai 3 agli 8 cm e la forza delle sue chele, al contrario degli altri scorpioni, è molto limitata. Detto questo, la sua puntura, pur molto dolorosa, non è di norma letale per un uomo adulto, in buone condizioni di salute. Quindi ora avete più motivi per tenervi in forma e mangiare sano. Al contrario, per i piccoli e gli anziani può rivelarsi fatale. Il suo veleno è un cocktail di neurotossine, progettato per immobilizzare le sue prede in modo da dare all'aracnide tutto il tempo di cui ha bisogno per mangiarle vive, provocare così un dolore forte, ma molto forte. Ha anche serie probabilità di causare reazioni anafilattiche, con risultati anche letali. Altri possibili, anche se non comuni, sintomi sono febbre, paralisi, motoria e coma. Sì, il coma non è bellissimo. E questa è una forma geometrica, l'onomia obliqua. Avete presente quando vedete quei mille piedi o quei bruchi spaventosi pieni di peli e da bodybuilder cattivi diventate piccoli e teneri, pargoletti in cerca di aiuto? Io sì, perché quegli esseri del demonio mi fanno una paura assurda. E anche se non avete presente, vi spiego bene adesso. Questa è la lonomia obliqua, un animale piccolo ma veramente spaventoso. È una gigantesca falena del baco da seta e si trova in Sud America. È riconosciuto specialmente per la sua forma larvale piuttosto che di falena, perché quelli che sembrano peli bianchi sono in realtà setole che possono iniettare un veleno potentissimo. È considerato uno dei bruchi più pericolosi del mondo. E questo risponde anche alla fatidica domanda: si possono toccare i bruchi con le mani? Beh, per sicurezza no. Non sono tutti velenosi, ma se anche solo per sbaglio beccate questo, rischiate di finire malissimo. I primi sintomi del contatto sono forte bruciore, arrossamento e leggera tumefazione della parte colpita, seguita da nausea, vomito, mal di testa, vertigini e indebolimento. Oddio, sono solo io o anche voi vi sentite male solo a sentire queste cose? È solo l'inizio però delle prime ore. Se non si viene curati al più presto si rischia di avere un sanguinamento polmonare che ovviamente può portare alla morte. Anzi, in realtà moltissimi altri sarebbero i danni sia al cervello che al corpo intero, ma meglio non continuare oltre. Sappiate solo che c'è da evitare come la peste. E adesso alla numero... no, non mi ricordo più i numeri. Comunque siamo ai Reduvidi. Non è il nome di un nuovo film di DiCaprio, ma quello di un insetto davvero molto molto pericoloso. No, non l'avrei mai detto guardando il tipo di classifica che ho fatto. Sono insetti dell'ordine dei rincoti, ecco. Mi sembrava strano, non può essere l'altra parola che non posso dire se no vengo censurato. Raggiungono una lunghezza di 4 cm e sono davvero numerosi. Circa 7000 specie diverse. Ma in questo caso parleremo dei più velenosi, che iniettano una tossina in grado di sciogliere gli organi delle prede più piccole e di provocare un dolore atroce a quelli più grossi in punti specifici del corpo. Alcuni addirittura trasmettono anche delle malattie e succhiano il sangue dagli esseri viventi, specialmente dagli esseri umani, piccoli Dracula che crescono a quanto pare. Le lumache cono. Allora, sul serio, se vedete questi abomini correte e seriamente chiedete aiuto se venite toccati. Però c'è anche la parte bella. È mille volte più potente della morfina il suo veleno nell'alleviare il dolore e sembra che crei dipendenza. Ma quindi scappiamo o no, vi starete chiedendo? Beh, ora vi spiego bene. Riescono a catturare le prede proprio grazie a queste sostanze di cui sono dotate, che iniettano attraverso una specie di arpione nelle loro vittime. E cosa incredibile, riescono a controllare quale combinazione di veleno utilizzare e per quale scopo, caccia o difesa. Possono quindi decidere la dose da utilizzare in modo da capire se stordire la preda e tranquillizzarla oppure paralizzarla completamente. Nel campo medico, se isolato in modo adeguato, può davvero diventare una morfina di classe, se vogliamo dirla in modo grezzo. E per concludere, polpi in live stream. Eccoci alla numero 1, la copertina tanto attesa. In questo caso parliamo di polpi e disavventure. Promemoria, non cercate mai di mangiarli vivi. Perché? Beh, non posso farvi vedere il video completo, ma posso comunque mostrarvi un paio di immagini. Una vlogger cinese ha cercato di mangiare un polpo vivo, una cosa stupidissima e pericolosissima.
che meriterebbe l'Oscar per questo. Perché le ventose di questi animali possono prendervi con una forza disumana. E lei lo ha capito anche se tardi. Infatti l'animale ha cominciato a tirarla con tutta la forza possibile, lasciandole la guancia gonfia e deformata come non mai. Potete trovare il video completo online, ma preparatevi a soffrire mentalmente anche voi. Io mentre guardavo mi sentivo come se la mia pelle venisse strappata. Non ci provate nemmeno per scherzo. Con questo concludiamo. Che dire, a volte alcuni piccoletti possono diventare i nostri peggiori incubi se non stiamo attenti. Se quindi siete passati anche dal canale di gaming, noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.